sì, dovevamo fare un video sull'Antonio Carraro 8008. In realtà è un video sull'8008, ma questo, lo so, è un Antonio Carraro 7008 di nuova generazione. Perché non facciamo un video con l'8008? Perché mentre stavamo pensando, brigando, dicendo, il trattore è stato venduto. Quindi faremo oggi un video sul usato 8008 Antonio Carraro senza il trattore presente. Ma abbiamo già fatto delle registrazioni, insomma, alla fine ci siamo capiti. Iniziamo! Vediamo quali sono i riferimenti per arrivare a visionare ed eventualmente acquistare un Antonio Carraro 8008 o più comunemente acquistare un trattore. Si entra nella piattaforma affaretrattore.it che tra l'altro, ricordiamo, è presente anche nella versione internazionale Intractor e si fa o una ricerca testuale, in questo caso scrivendo Antonio Carraro 8008, oppure si ricerca nella categoria trattori bassi, frutteti e vigneti. Immediatamente possiamo visionare l'annuncio del trattore e contattare il concessionario per avviare la trattativa di acquisto. Stop! Ma prima di andare avanti dobbiamo fare un po' di storia. Allora, sì, mi vedete con giacca invernale. È passato un giorno dall'ultima registrazione, solo che qua il tempo... Autunno, inverno, estate, primavera, tutto in un giorno. L'Antonio Carraro nasce nel 1910 quando un giovanissimo Giovanni Carraro costruisce la prima macchina agricola multifunzionale. In breve trasforma la sua bottega di fabbro in una fabbrica che costruisce seminatrici e successivamente i trattori tradizionali. Poi nel 1960 Antonio, il più giovane dei suoi figli, fonda la Antonio Carraro di Giovanni. Nasce così lo Scarabeo, un trattore che ha fatto la storia. A lui, Antonio Carraro, si deve la costruzione del primo trattore monoasse. Sempre a lui si deve una visione industriale lungimirante che nei 30 anni successivi ha condotto ad una produzione di nicchia di trattori di media potenza a 4 ruote motrici. Bello però questo qua, eh? Ah, questo è un 3.2, 3.002. Offerback! L'Antonio Carraro 8008 insieme al Tigrone 7005 sono stati i trattori più venduti della casa padovana. Sono ovviamente trattori adatti per frutteti e vigneti proprio per la loro caratteristica e montano un motore VM prodotto dalla casa di Cento in provincia di Ferrara. L'8008 è famoso per la sua potenza ed è stato il trattore che ha preceduto il TF 7004 e il GTF 7004. Mo' però non chiedetemi di che cosa si tratta perché fino a qua ho studiato, professoressa, però studiate, fatemi passare l'esame, vi prego. Ma vediamo adesso le caratteristiche del nostro mitico 8008. La mancanza del ponte anteriore. I trattori tradizionali hanno un ponte anteriore che in genere è posizionato sotto al motore. Antonio Carraro non ha il ponte anteriore, ma ha inserito le ruote prima del motore, creando così il motore a sbalzo, permettendo al trattore di avere un passo molto più corto rispetto alle macchine tradizionali e quindi di sterzare in molto meno spazio, rendendo il trattore più agevole tra i filari. La distanza tra le ruote dell'8008 è veramente minima, soprattutto se la mettiamo a confronto con un altro trattore. Questo è uno dei motivi della sua capacità di sterzata. Ecco, in queste immagini si vede perfettamente il raggio di azione della sterzata ed è veramente molto ridotta. Un'altra caratteristica dell'8008 e più in generale del marchio Antonio Carraro è il telaio Actio. Il telaio Actio è dotato di uno snodo centrale con oscillazione longitudinale fino a 14 gradi. Le due parti seguono indipendentemente la sinuosità del terreno, assicurando stabilità e trazione in ogni istante. E questo permette una aderenza costante degli pneumatici, permettendo di scaricare a terra tutta la potenza del motore e incrementando così la resa e la sicurezza. L'Antonio Carraro permette al trattore di diventare bifrontale attraverso il sistema di reversibilità, in grado di invertire la direzione di guida in pochi secondi. Smontando il sedile, il volante, il cruscotto e la pedaliera, si può ruotare di 180 gradi la guida, facendo diventare così appunto il trattore reversibile.
bello, eh? E adesso diamo voce ai nostri followers. Abbiamo aperto una call nei vari gruppi di interesse dell'Antonio Carraro. Abbiamo chiesto i pro e i contro dell'8008 e abbiamo selezionato delle risposte che sono state per noi quelle più riassuntive. Mi devo mettere gli occhiali perché sono ciecato. Giulio ha detto: il gruppo di trasmissione motore cambio da tenere ingrassato spesso, altrimenti sono dolori con tre punti esclamativi. Antonio Iannella ha detto: l'unico che ha funzionato meno i freni tra virgolette è il 7005. Possiedo il Tigrone 7007 e sono simili. Un altro amico, Antonio, ha detto: maneggevole, moltissima trazione, l'angolo di sterzo piccolo e leggero. Contro: non si può applicare la cabina a causa dello sbilanciamento centrale che divide il trattore in avantreno e retrotreno. Esiste una cabina ma non è il top. Sarebbero utili le mezze marce. E infine, avendo il sollevatore e sterzo collegati dallo stesso sistema, dopo ore di lavoro con olio caldo non si può alzare il sollevatore e in contemporanea sterzare. Per il primo punto del contro hanno risolto con i nuovi trattori, mettendo il cruscotto nel retrotreno e chiudendo tutto in una cabina. Poi magari nel Trig Track 8008 cambiano tante cose, ma non penso. Bene, questo video sull'Antonio Carraro 8008 finisce qui. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Se ti è piaciuto il video metti like e condividi. Se non ti è piaciuto, come sempre diciamo, fatevi i fatti vostri. Mister Affare Trattore vi saluta. Mi raccomando, visitate il nostro sito www.affaretrattore.it. Io intanto non ce la faccio più, qua fa un caldo bestiale, mi vado a fare un bel bagno perché veramente adesso mi sono stancato, perché non ce la faccio più a lavorare sempre a lavorare.